sì, fate mie sorelle di Torretorto, visto che c'è anche, e sono contento di questo, una bella rappresentanza di Castelvoltaggio, benvenuti anche a voi, e sono contento di questa vostra testimonianza. Ma ecco, carissimi, vi presento le mie alleate, e Don Michele viene a mio nome, e la presenza del vescovo della comunità parrocchiale, del vescovo in quanto successore degli apostoli, e perciò è la presenza di Gesù, che la deriva dagli apostoli. Ascolta la preghiera di Dio. Dio, sono a te.
saluto a tutti i presenti. Quale sindaco di questa comunità voglio portare il saluto a Sua Eccellenza il Vescovo che oggi, con questa cerimonia, insedia il nuovo parroco di Colletorto. Ma prima voglio anche esprimere un sincero ringraziamento a Don Mario Colavita che per 9 anni ha garantito le attività della parrocchia. Io, come ho già detto in sacrestia al Vescovo, a Don Mario, a chi era presente, dico soltanto 2 cose. Innanzitutto grazie, è un grazie che va al Vescovo, a Don Mario, va alla comunità che oggi è qui presente, gli amici di Castelvottaccio, così carini essere presenti in questa giornata. La seconda cosa che volevo dire è che sono a vostra disposizione. Io ci vengo con un po' di, direbbe qualcuno, con timore e tremore, perché Colletorto ha la sua storia, ha i suoi gioielli e, come ricordava anche il sindaco, ha avuto una presenza religiosa importante. Il vescovo, la prima cosa di cui mi ha parlato, è stato l'operato di Don Giovanni, quello di Don Antonio, quello di Don Mario, insomma, giusto per ricordare gli ultimi. Però io credo, siccome non è tanto lontano nel tempo, io credo che le generazioni, la terza età, si ricorderà bene anche la presenza delle religiose, insomma. C'è una storia religiosa importante, per me è come, se posso dirlo, dopo aver amministrato paesi di 300-500 abitanti, trovarmene 2000, come un grande edificio che mi sta piompando addosso, quindi abbiate pazienza, che vi devo dire. Mi troverete un po' ammattito i primi tempi per capire come ci si muove e poi farete voi le vostre conclusioni. Grazie. Ecco, e non dimenticate una cosa che ci sta ricordando in molti modi Papa Francesco, con le parole ma ancor più con i gesti, anche con le iniziative, che la Chiesa si chiama sinodo, cioè cammino insieme.